Grande fratello. Alfonso Signorini arrabbiato. Squalifica immediata per Sergio Dottavi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. L'esperienza di Sergio Dottavi al Grande Fratello è ora al centro delle polemiche, a seguito di un episodio controverso con Greta. Sui social network, in particolare su X, molti utenti hanno lanciato l'hashtag Fuori Sergio, chiedendo l'allontanamento del concorrente dal reality show. Un video pubblicato recentemente ha mostrato alcuni atteggiamenti discutibili di Sergio, suscitando reazioni e critiche. Secondo quanto riportato da fonti vicine al Grande Fratello, Sergio avrebbe già ricevuto dei richiami severi. La curiosità ora è rivolta alla prossima puntata in diretta, prevista per lunedì 26 febbraio, dove si attende di vedere se l'argomento verrà affrontato. La situazione ha creato divisioni tra i telespettatori. Da un lato, i fan di Sergio lo difendono. Dall'altro, molti si stanno schierando dalla parte di Greta. Deianira Marzano, influencer e commentatrice del reality, ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto. Pare che Sergio, dopo gli atteggiamenti inopportuni verso Greta, abbia avuto un bel cazziatone nella notte. Era pure ora. Spero ne parlino in puntata e non la facciano passare nell'indifferenza. Dalle immagini diffuse, si nota che Sergio avrebbe scherzato in maniera eccessiva, causando dolore a Greta al braccio. La ragazza avrebbe più volte chiesto a Sergio di fermarsi. Un utente ha sollecitato provvedimenti immediati. Questi sono comportamenti inaccettabili. Con Varrese ci siamo indignate per molto meno. Le donne vanno rispettate e questo viscido non lo sta facendo quando una donna dice basta e basta. L'episodio mette in luce questioni importanti come il rispetto e i limiti nel comportamento, specialmente in un contesto pubblico e seguito come il Grande Fratello. Resta da vedere come la situazione verrà gestita nella prossima puntata. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.